la Juventus sta perdendo un po' di solidità, l'Inter non è ancora così continua, ma anche altre squadre non sono ancora così continue. Sentite, anche dopo questa vittoria nello spogliatoio della Roma, che c'è la possibilità di inserirsi per, anche per qualcosa di più alto della Champions, magari per il sogno scudetto? Ah, il campionato è lunghissimo e poi ci sono due campionati, uno da qua a novembre e uno da gennaio a giugno, quindi ancora è presto, l'importante è essere equilibrati in tutto, non essere voler vincere lo scudetto e quando perdi sei da retrocessione. Dobbiamo fare un passetto alla volta, adesso c'è l'Atalanta, poi ci sarà la sosta e poi penseremo a altro. Jacopo Mirabelle, Futbolnews 24, a proposito dell'Atalanta, quanto è importante dare continuità a questa striscia di vittorie, soprattutto in caso di vittoria dell'Atalanta, dare un forte segnale anche al campionato, una giornata importante di big match? No, è importantissimo, andiamo, se vinciamo con l'Atalanta andiamo molto in alto. E poi dopo c'è la sosta e ci rimettiamo a posto anche fisicamente, però è importante, come ripeto, un passo alla volta. Adesso c'è l'Atalanta, che è un avversario difficilissimo da affrontare, e poi ci pensiamo. Grazie. Quanto abbiamo visto del vero Spinazzola? Io so che posso ancora migliorare tanto, sono stato fermo tanto e adesso sto mettendo minuti su minuti, l'importante è prendere minuti e poi vedere. Difesa 3, difesa 4, come ti trovi meglio? No, è indifferente, dipende dall'avversario, ma è uguale. Oggi con la difesa 4 vuoi essere sbloccata la partita? Sì, però allora ero un uomo in meno e dipende dalle partite. Oggi è stato un salto all'indietro perché si è tornato a fare l'attaccante un terzino dietro. Sì, vabbè, per 25 minuti, mezz'ora, non so neanche quanto tempo. Tranquillo, meglio terzino, mi trovo più a mio agio. Dove? Nessuno? No.